Coach, doppio appuntamento a stretto giro di posta con il match casalingo in campionato contro Milano e poi la trasferta di Champions League. I tuoi ragazzi hanno sottolineato una partita per volta. Sì, lo stanno imparando, ma sulla loro pelle, nel senso che ogni partita del campionato italiano è una partita molto delicata e ogni partita può riservare delle sorprese, per cui inutile andare a pensare adesso alla partita che verrà martedì. Dobbiamo incontrare Milano, una squadra che ha giocato con diverse problematiche l'ultimo mese, infortuni, cambi di formazione dovuti agli infortuni, cessione di giocatori, Dennis che è andato via, che è andato a giocare in A2, e di conseguenza una squadra che sta trovando di nuovo il proprio assetto, per cui anche studiarla non è così semplice, è meglio andare a guardare invece quello come stiamo noi, quindi proviamo a studiare meglio noi e sapere sempre di più chi siamo noi stessi. Un passo indietro, quanto accaduto in settimana ha dato ulteriore spessore alla vostra vittoria di Sora di domenica scorsa? Ma io l'avevo detto prima, insomma, questa era una settimana che noi ci eravamo regalati, arrivando nei primi quattro posti alla fine del girone d'andata, è una settimana che ci siamo regalata per lavorare intensamente e far salire i carichi di lavoro. Ci siamo riusciti, non del tutto perché dovevamo fare qualcosina di più, ma insomma riusciremo tra oggi e domani a portare a termine questo impegno che ci eravamo dati, proprio perché poi la settimana prossima è una settimana complicata come da calendario, per cui la partita di Sora ha confermato quanto di buono stavano facendo i ragazzi in allenamento, adesso bisogna